E andiamo avanti, amici, con la carrellata delle testimonianze che ci hanno voluto mandare gli amici di Tutto lo Sport Minuto per Minuto. In Liguria, chi conosce il calcio balilla conosce Claudio Casella da Recco. Recentemente, insieme ad altri amici e compagni, ha conquistato il titolo italiano Lega Pro. È un gioco, uno sport, una disciplina particolare, quella del calcio balilla. È vero che per giocarci non è necessario avere grandi spazi all'aperto, ma per chi lo pratica ad alti livelli, il contraccolpo del Covid-19, di tutta la situazione concomitante del successivo lockdown, si è naturalmente fatta sentire. Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Intanto grazie per la disponibilità, grazie a Luca e alla trasmissione per poter spendere qualche minuto in questo momento così tragico e difficile in cui ci si trova tutto il mondo. Ovviamente un pensiero grande, un abbraccio forte va a tutte le persone che si trovano in difficoltà, sia dal punto di vista della salute che dal punto di vista economico-lavorativo. Speriamo vada tutto bene, speriamo che nell'ambito sportivo si prendano le attività al più presto e che tutti stiano meglio. Il calcio balilla in questo momento è fermo come tutti gli altri sport, ovviamente non sappiamo quando si potrà ricominciare. Arrivederci e ricominciare a far schioccare il rumore di quella pallina che va dentro le porte, di quelle manopole che girano e che spesso fanno un po' di rumore, che però ci danno tante soddisfazioni sia dal punto di vista di amicizia, dal punto di vista veramente anche della mente, dello sfogo. E soprattutto dello sport, che è una cosa importante, essenziale per il bene delle persone, dei ragazzi, di cui tutti penso veramente abbiamo bisogno per fare una vita sana e soprattutto avere un attimo di sorriso e di piacere anche a ritrovarsi e poter fare qualcosa tutti insieme. Non so quando si ripartirà, speriamo ci dicano qualcosa al più presto. Non so se ci saranno delle manovre, delle restrizioni, ovviamente, dal punto di vista, diciamo, delle distanze. Quello che spero vivamente è che tutti stiano bene e pian piano si possa ritornare sui tavoli da gioco, sia per i bambini, sia di ritrovare un calcio balilla magari in una spiaggia, nel baruccio sotto casa, oppure come facciamo noi da qualche anno, ritrovarsi in una sede dove ci si allena. E ci si fa qualcosa di importante a livello sportivo. Tutti i ragazzi che sento non vedono l'ora di riniziare e speriamo presto di rincontrarci tutti. Grazie e a presto. Dal calcio balilla al foot golf, ascoltiamo l'opinione di Stefano Puppo, nostro amico, personaggio sempre attivissimo su molteplici fronti, fra i pionieri di questa disciplina sportiva in Liguria, è attualmente direttore sportivo del Foot Golf Asti Diego Fusè. Un saluto a tutti da Stefano Puppo. Beh, questo è un periodo che ci ha segnato sicuramente. Il Covid-19 non lo scorderemo facilmente e ci dovrà dare degli insegnamenti. Sotto il nostro aspetto sportivo, se possiamo parlare di situazioni più leggere, diciamo che anche questo periodo ci ha insegnato a poter allenarci in modo diverso e in prospettiva. Perché quando si calcola un futuro bisogna sempre dare il meglio di se stessi. Poi la fortuna magari di avere dei giardini o dei percorsi all'interno delle proprie abitazioni dove potersi allenare, come nel mio caso, è stata una cosa molto importante, perché ha fatto sì che comunque il mio allenamento fosse sempre costante in tutto e per tutto.
Diciamo anche che in prospettiva, dato che siamo già nella fase 2, c'è una possibilità che il Foot Golf venga riproposto, essendo uno sport singolo, essendo uno sport come il golf che non ha contatto, ha la possibilità di poter essere praticato. Secondariamente, cosa si può dire nel futuro? Beh, questo aspetterà gli enti preposti darci un iter per poter iniziare. Noi abbiamo come FootGolf messo delle situazioni possibili. La prima è quella di una sospensione della stagione, dunque potremmo fare sì che questa stagione, gli ultimi 6 mesi che ci si prospettano, siano di fare eventi promozionali, eventi di un certo tipo, coinvolgendo magari i vecchi campioni di calcio che ci seguono sempre in tutte le manifestazioni. Secondariamente, un prorogarsi anche della stagione, che questo potrebbe essere rivedibile al calendario che le gare non sono state fatte. E dunque, riprendere un calendario in mano nei prossimi 6 mesi, permettere a tutte le ASD di poter essere di nuovo in campo e riproporre i propri tornei. Questo noi pensiamo che in questa situazione del Covid-19 vada a finire, si spera questo, per una ripresa continua e costante delle nostre attività sportive, ma soprattutto anche della nostra vita, che è la cosa più importante e ci permette a tutti noi. E voglio salutare tutti e un abbraccio a tutti gli sportivi, siamo vicini. Il mio motto è mandiamo questo Covid-19 in buca e ritorniamo alle nostre vite che ne abbiamo bisogno. Un saluto a tutti, ciao! Iuri Tamburini, 17 anni di professionismo nel mondo del calcio. Pensate che con 418 partite è il secondo calciatore in assoluto nella storia con più presenze in Serie B. Cesena, Vicenza, Salernitana, Modena, Ascoli, solo per citare alcune delle sue squadre. Ce lo ricordiamo anche tante volte a Marassi contro il Genoa, contro la Samp. Ebbene, tanti sportivi ed ex sportivi hanno avuto purtroppo a che fare direttamente con il Covid-19. Tamburini, che attualmente è allenatore della società La Fiorita a San Marino, in qualche modo è stato uno di questi. Ascoltiamolo. Intanto vi ringrazio per questo pensiero, comunque di potermi esprimere su quello che è la situazione, diciamo, del calcio attuale in Italia, ma immagino così un po' in tutto il mondo, nella quale questa pandemia purtroppo ci ha un po' costretto. Ecco, quello che riguarda il mio pensiero fondamentalmente conta poco, è solo una mia opinione che è dettata dal fatto che purtroppo ho avuto personalmente delle situazioni difficili in casa con dei parenti e con anche dei miei familiari stretti e vi posso assicurare che purtroppo non è bello per niente perché comunque è un virus, non è come una semplice febbre come dicono ancora alcune persone. Ma è un virus che purtroppo ti debilita molto, soprattutto se ti prende nei polmoni. E vi posso assicurare che non è piacevole, non è bello, non lo augurerei nemmeno al mio peggior nemico. Però giustamente la vita va avanti, il calcio deve proseguire. Quindi il mio augurio e la mia speranza è che quello che il calcio possa riprendere, perché comunque ci manca insomma poter vedere tutti questi campioni che giocano, poi quest'anno che il campionato è così avvincente, ci sono queste tre squadre che se la stanno lottando partita su partita, c'è la Champions che è sempre comunque uno spettacolo vederlo, quindi penso che l'augurio di tutti sia quello che possa riprendere, però ahimè, diciamo non dipende da noi, come vedete alcuni giocatori sono risultati positivi. Quindi immagino che non sia facile la scelta comunque da parte del governo se far ripartire o non ripartire, ma oltre al calcio credo anche gli altri sport siano importanti perché comunque lo sport a livello fisico, a livello mentale ti fa staccare un po' la spina e soprattutto ti fa stare sicuramente meglio, quindi a praticarlo.
Quindi l'augurio non è solo che il calcio italiano possa ripartire, ma l'augurio è quello che possa ripartire un po' lo sport in generale, anche i motori. Insomma, io sono un amante, vivendo qua in Romagna, abbiamo Valentino qua vicino che insomma ci manca non guardare le corse il sabato e la domenica, quindi speriamo che tutto possa veramente ripartire. E quindi niente, io quello che posso dire, vi ringrazio appunto di avermi dato questa possibilità di esprimere il mio modesto parere. Auguro il meglio a tutti quanti e speriamo insomma, ecco, che possa tutto riprendere il prima possibile come lo è stato fino a poco tempo fa. Ciao a tutti. Alberto Corradi, vice di Ivan Juric nel Mantova, nel Crotone, nel Genoa, nonché insegnante di lettere e di storia. Oltre a diverse annate nei professionisti, Lega Pro, Serie B e Serie A, anche due panchine per lui nella massima serie contro il Bologna e nel derby, è stato anche un grande protagonista del calcio dilettanti. Attualmente è allenatore della rappresentativa Ligure 2001-2002. Quindi abbiamo ascoltato il suo parere sul futuro più o meno immediato proprio del calcio dilettantistico. Credo che sia necessario distinguere il calcio professionistico da quello dilettantistico. Io ho fatto tanti anni e a tutt'oggi sono tornato al mondo dilettantistico. Questo del mondo dilettantistico sicuramente è una battuta d'arresto tremenda. E trovo complicatissimo e anzi direi impossibile terminare quest'anno calcistico, e purtroppo penso che sia pregiudicato anche almeno all'inizio il futuro anno calcistico, perché se noi pensiamo che ad agosto dovremo iniziare la preparazione, trovo difficile pensare a oggi come in una struttura dilettantistica iniziare questa preparazione. Ovviamente il corso epidemiologico ci dirà come fare, e mi auguro che sia possibile e che a breve il contagio in un qualche modo si esaurisca, anche se oggettivamente penso che questo sia molto difficile. Mentre se penso che l'anno calcistico in corso per i professionisti sia in un qualche modo ormai arrivato alla fine, penso che invece nelle strutture e negli ambienti professionistici sia la possibilità di organizzare l'anno futuro, che probabilmente partirà con difficoltà, ma ci siano gli spazi per poter oggi pensare di organizzare il futuro anno calcistico. Niente, mi auguro e spero di rivederci tutti sui campi di calcio. Questa è una cosa che ci manca a tutti. Vi invio i migliori auguri a tutti e un saluto da Alberto Corradi. Ci sono arrivati tanti altri video con testimonianze di numerosi amici di diverse discipline sportive, purtroppo però il tempo è tiranno, li vedremo tutti nelle prossime puntate di Tutto lo Sport, minuto per minuto. Grazie davvero amici di Telegenova e della nostra trasmissione.